L'Everesting, in poche parole, tutto nasce, diciamo, in bicicletta. E tantissime persone lo fanno a livello mondiale, soprattutto adesso con questo periodo di lockdown che le gare non ci sono più. In poche parole consiste fare la stessa salita, lo stesso segmento, sia in salita che in discesa, per arrivare a un dislivello positivo di 8848 metri. E questa cosa qua la fanno sia a piedi che in bicicletta. È un evento che adesso anche i professionisti a livello mondiale hanno iniziato a farlo. Tutto nasce da il primo Everesting che ho fatto a piedi a giugno nel Monte Petrano, il 13-14 giugno. Non sono uno sportivo di professione, ma un ragazzo qualunque che da ex obeso ho voluto cambiare la mia vita. Ho cercato in tutte le maniere di farlo e penso di esserci pian piano riuscito. Il messaggio che voglio dare non è quello della mia prestazione fisica, perché ripeto, non sono nessuno, non ho mai vinto una gara e mai la vincerò, ma voglio dare, diciamo, una mano a quelle persone che soffrono, che erano nelle mie condizioni. Voglio dare il messaggio che se uno vuole lo può fare veramente, voglio dire, con la forza di volontà si può fare veramente, cambiare la propria vita. L'evento si svolge sulla salita di Casinina che porta su Auditore, il comune di Auditore. Il percorso è 7 km 200 metri per 447 metri di dislivello. E possono partecipare tutti perché è un evento aperto a tutti. E a me è stato organizzato in maniera che ogni ora ci sarà qualcuno anche durante la notte, perché io inizierò sabato sera alle 9 di sera, anche se piove. E mi accompagneranno in tutte queste ore delle persone, degli amici, più altre persone che si vogliono associare, diciamo, a questo cammino, a questo viaggio. Chi si vuole associare, quindi, quando e dove può raggiungerti e come può partecipare? Allora, basta che chiama la Fisioradi, che ripeto è sotto il nome di Maurizio, è la persona che mi ha dato la mano a fare tutto questo, e ringrazio ancora perché mi ha creato un evento oltre ogni aspettativa. E basta che chiami giù in Fisioradi e può prenotarsi, anche se gli orari sono, penso siano già terminati, però comunque sia, diciamo, troviamo un posto, ecco.